Vai. Buonasera. Scusate se si è iniziato un attimo tardi, ma penso che la fermo abbastanza breve. Io sono Davide Rizzo, sono qui in qualità di ex studente del Politecnico e di, diciamo, esperto Python, nel senso che uso Python da parecchio tempo, sto lavorando in un progetto che si chiama Medi. È il nostro progetto di impresa, un'applicazione per pubblicare dati meteo inviati dagli utenti, mostrarli su una mappa, vedere in tempo reale, direttamente o da uno smartphone oppure dal sito web. Stiamo lavorando su una versione anche per Android, ci abbiamo già iOS. Comunque tutto il lato backend è scritto in Python. Inoltre mi sono occupato un pochino di contribuire al progetto Python stesso. Io personalmente in modo abbastanza tipo ho fatto un paio di patch, altrimenti ho lavorato un pochino con Ezio Melotti, che è l'unico altro committer con italiano, l'unica persona, diciamo, in Italia che può scrivere il codice e metterlo direttamente nel codice di Python, come voi scaricherete. Parlerò un pochino di come si sviluppa un'applicazione Python che sia affidabile, che funzioni bene, ovvero come si testa un'applicazione Python. Il problema che si pone è che qualunque codice che scrivete non funziona, infatti. Prima o poi beccherà un problema, smetterà di funzionare nel momento in cui meno ve l'aspettate. C'è il crash, c'è la condizione non verificata proprio dall'utente. O, soprattutto, il problema più grosso, non fa quello che voi aspettate. Aspettate che con un certo input si comporti in un certo modo, fa una cosa diversa. Di fatto, tutta l'ingegneria del software è fatta così. Non potete prevedere che il codice che scrivete funzioni direttamente. Serve un modo per poter garantire che funzioni per bene. Parlerò un pochino delle metodologie che abbiamo usato in Matrix, che sono le metodologie di sviluppo che si usano normalmente per scrivere il codice affidabile. Il problema che si può, giustamente, dicevo, scrivere il codice è complesso e il codice stesso è un sistema complesso. Il singolo algoritmo, la singola funzione può essere semplice, può essere fare un piccolo calcolo. Oppure può esserci quello anche più complesso, ma per cui cominciano ad essere parti che si complicano tra di loro, un pezzo che dipende da un altro, un sistema che il cui risultato dipende da una cosa fatta da un'altra parte. Grazie, che tutto sia giusto, non è semplice. Posso cominciare a scrivere un programma che faccia, per dire, prenda le segnalazioni meteo degli utenti, le mette nel database e le mostra sulla mappa. Un giorno abbiamo detto, sì, però dobbiamo mettere anche quello che viene scritto su Twitter. I requisiti di un sistema software vanno cambiando. Bisogna poter correggere il programma, bisogna assicurarsi che continui a funzionare anche dopo che sono cambiati i requisiti, senza fare venire fuori un crocchio. Un problema che si pone, in particolare con Python, è una cosa che se siete abituati a Java, C, altri linguaggi, non avete mai visto. Si vede? Ok. Si sente poco. Non si sente. Python non ha controllo statico dei tipi. Cosa significa? Questo è l'esempio più banale che potessi scrivere. Una funzione che calcola un'area di un rettangolo, altezza per larghezza. Provo ad eseguirla, prendo una larghezza che conosco già, l'altezza la prendo come input, quello che scrive l'utente, scrive 10. Provo a calcolare. Se provo ad eseguire questa cosa, cosa succede? Mi darà fuori un errore. Python mi darà type error, non è possibile modificare una sequenza per un numero float. Perché? Perché ho mescolato dentro un
una stringa, il risultato di input è una stringa con un numero float. Sto cercando di fare la moltiplicazione dentro l'area, dentro entra un numero float e una stringa. Se avessi scritto lo stesso codice in Java o in C o in qualche linguaggio di quella classe lì, cioè con i tipi statici, avrei avuto la segnalazione dell'errore immediatamente. Nel momento in cui tentavo di compilare il programma non avrebbe letto. Attenzione, guarda, tu lì dentro ti stai aspettando un numero. Perché stai cercando di mettere dentro una stringa? In Python l'unico modo per accorgersi che sto facendo qualcosa di sbagliato a questo punto è eseguire il codice, provarlo. In realtà quello dei tipi statici non è considerato, dei tipi dinamici non è considerato un grosso problema normalmente da chi scrive un codice Python, perché l'abitudine è scrivere codice testato. Codice testato, questo qua è il motto che ho imparato, anche se viene da un autore di libri su Java, va benissimo anche per noi. Se il codice non è testato, l'unica soluzione che si può fare è che non funzionerà, che creerà qualche problema. Per cui parliamo di come fare il testing nel modo più semplice possibile, cioè testing automatizzato. Scrivere un pezzo di programma che sperimenta, fa delle prove sul mio stesso programma. Io cosa voglio verificare? Ad esempio, prendo l'interprete e voglio che ho la mia funzione che calcola l'area, voglio verificare che i risultati che vengono sono giusti. Scrivo area 2,5, voglio che venga fuori 10, penso che venga fuori 10. Area 0 per 10 verrà fuori 0 perché larghezza 0 vuol dire area 0. Anche se proprio numeri float deve venire fuori, il numero di quella mobile deve venire fuori con un risultato sensato. Un modo molto carino, semplice per fare questo qua in Python è usare il cosiddetto doc test. Non so se vi hanno parlato delle doc string in Python. Dentro la definizione di un metodo posso mettere nella prima riga una stringa, su una sola riga, su molte righe, quello che vale. Una stringa che non viene interpretata come codice, viene a fare parte della documentazione del mio codice. Cioè se io sto scrivendo una stringa come prima riga dentro un metodo, dentro una classe, non voglio che quella stringa spieghi che cos'è che fa quella classe. La cosa in più che stiamo vedendo adesso, oltre a una breve descrizione, stiamo incollando dall'interprete esattamente un esempio di come si usa questa funzione. Con il prompt dell'interprete, delle tre freccette, tre segni maggiore, e il risultato atteso. A seguire il codice della funzione. Quello che posso fare quello è il file di codice che ho scritto. Io anche con meno libri di ciò che sta facendo. Ognuna di quelle righe che ho scritto io, come esempio di documentazione del codice, se uso doc test, lui fa una cosa, lui verifica che effettivamente quello che ho scritto sia corretto.
Qui prova area 2,5, si aspetta che venga fuori 10, ok, il risultato è 10, perché il codice è scritto corretto. Prova il secondo esempio, la seconda riga venga fuori 0, eccetera. Alla fine quello che mi dice, ho passato il test, quello che ho scritto era un test corretto, quindi il codice che ho scritto era corretto. Questo qua è il modo più semplice per cominciare a testare il vostro codice su Python. Lo potete fare su qualunque pezzo di codice, basta cominciare a scrivere la stringa di documentazione in quel modo, scrivere dentro esattamente come ho un copia e incolla dall'interprete, devo scriverlo a mano, maggiore, 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 lo statement da eseguire e il risultato atteso. Ci si mette un istante e il vantaggio è che dentro il codice, oltre ad avere un modo per testare che nella correttezza del codice, in effetti, sto documentando meglio quello che ho scritto. La prossima persona che si troverà ad avere a che fare con il mio codice si trova con degli esempi di utilizzo sintetici, compatti, con come si può usare quello che ho scritto in modo delle mie funzioni e come potranno, che risultati hanno. Posso assicurarvi anche che gli esempi che ho scritto siano corretti, se il test passa vuol dire che l'esempio che ho scritto è in effetti corretto, adesso se lo sto passando a qualcun altro è sicuro che funzioni. Dicevo, c'è una metodologia per poter scrivere codice pulito sfruttando il meccanismo del test automatizzato, che non è scrivere il codice e poi aggiungere il test, la documentazione con il test. Si parte scrivendo il test. Se io devo scrivere un progetto, so già cosa deve fare il mio codice. Avrò delle specifiche, avrò ragionato su come deve funzionare. Posso scrivere il test facendo finta che il codice che devo usare esista già, che il modulo che devo scrivere sia già stato scritto da me da qualcun altro, faccio finta che esista già. Quindi scrivo il test. Prima cosa, e li guardo, e provo ad eseguirli, falliranno. Il fatto che i test falliscano, la prima volta che li eseguo, in un certo senso sono una conferma che sto testando delle cose giuste, a sua volta i test andrebbero testati. Non mi metto a scrivere un test di test, provo ad eseguirli, se stanno fallendo vuol dire che sta davvero facendo qualcosa di quello che io volevo fare. Fatto il primo giro, vedo che test falliscono, comincio a scrivere il codice, un pezzo alla volta. Parto dal punto più importante, riprovo ad eseguire il test, a poco vedrò che tutti i test che ho scritto, tutta la serie di test che ho scritto, cominceranno ad avere successo. Però vedo molto carino scrivere il codice in questo modo, però a poco si vede che le proprie intenzioni prendono corpo. Il rosso diventa verde, a poco vedo che sta funzionando quello che volevo fare. L'altro vantaggio, che mi trovo con un corpo di test già fatti, che posso tenere per tutta la vita del mio progetto, quindi anche quando farò delle modifiche ho già i test scritti, vuol dire che quando scriverò i test sarò costretto a ragionare su come deve essere fatto il codice che sto scrivendo. Se l'interfaccia deve essere fatta in un modo o nell'altro, il modo migliore per determinarlo è provare ad usarla. Immagino di usarla ancora prima di scrivere il codice, ancora prima di mettere le mani sul codice. Resisto la tentazione di mettere le mani sul codice perché mi è venuta l'idea, prima scrivo il testo. Facciamo un esempio. Nelle scorse lezioni avevamo visto la classe vettore VD. Un vettore con operazioni di somma prodotto per uno scalare prodotto scalare di due vettori, che più o meno funziona in questo modo. Un vettore VD, che immagino che sia un modulo,
creavo il vettore, inizializzavo, dentro mi trovavo x e y che erano le componenti del vettore, potevo fare un secondo vettore, determinare un vettore somma che aveva come somma le componenti, potevo fare il prodotto scalare tra due vettori, il risultato del prodotto scalare, e moltiplicare il vettore, come voglio che funzioni il mio vettore. Sì. Adesso questi test non li ho scritti dentro un docstream, li ho scritti in un file a parte. Ok, il codice ancora non ce l'ho. Posso comunque usare lo test. Davide? Sì. Non si legge bene, schiaccia CTRL L. CTRL L? Ok. Si può ingrandire anche un po', va bene. Io ho fatto doc test di quel file di test in cui ho scritto le specifiche. Lancio il test, vengono fuori una sfilza di errore infinita. Diciamo che dei 12 test che ho fatto, 12 sono falliti, quindi diciamo che non esiste nulla di quello che ho fatto. Parto dal primo errore, dovrebbe finire. Primo errore, provo a importare il modulo vector, non esiste un modulo vector. Allora comincio a scrivere un modulo vector. Rilancio il test, 11 test su 12 sono falliti, quindi almeno una cosa giusta l'ho fatta, almeno una cosa come me l'aspettavo. La seconda cosa che si aspettava qual era? Di poter inizializzare vector 2D con due numeri interi, va bene? Faccio il metodo di inizializzazione. Di
su 12 sono falliti, 5 sono bastati. E ora il primo a fallire sarà quello in cui cerca di... testato correttamente che x e y sono quelli che mi aspettavo, ha fatto il secondo vettore, sto provando a sommare. Ci ricordiamo come si facevano le operazioni di somma su tutti gli oggetti. Che fallisce è il prodotto di due vettori. Allora facciamo, implementiamo il prodotto di due vettori. Questo qua non l'avevo dato un percorso. Facciamo il test, sempre gli stessi test. Adesso con un singolo test in più. Questo fare il prodotto per un vettore. E lo dobbiamo scalare. Usiamo sempre il metodo per la moltiplicazione. Vediamo. Si fa rispondere in modo diverso a seconda che si faccia la moltiplicazione per un altro oggetto vettore oppure per un altro intero. Sto vedendo che viene fuori un attributo error intero per una attributex. Prima cosa, io provo ad utilizzare a fare la moltiplicazione, quindi a usare self.x e other.x. Se ho una attributo error
che vuol dire che non ha un X, vuol dire che Adler è un intero. Serve sicuramente l'oggetto stesso, che è sicuramente un vettore. Questo è il prodotto per non scolare, è di nuovo un vettore, un nuovo vettore. Sono partito da delle specifiche scritte per prima cosa, prima di cominciare a concepire il codice. C'è un modo per scrivere i testi in modo più significativo. Posso cominciare con a scriverli ad occhio, così come userei una classe, mi invento io il modo in cui userò la cosa. Oppure uso un criterio un pochino più preciso che parte sia dalle specifiche, ma parte da un principio. Io voglio testare le parti più piccole, più indipendenti del codice, voglio testare un pezzettino alla volta. Quello che voglio è che ho una classe con diversi metodi, voglio che ogni metodo abbia almeno un test, sia verificato almeno una volta. Non posso scendere un livello più basso, non posso testare la singola istruzione dentro il metodo che sia testata. Posso testare che però tutto il metodo stia funzionando. In alcuni casi la classe così composta è così fatta un pezzo unico che la devo testare tutto insieme, devo fare un test per la classe, tutto per intero. Il principio comunque che posso seguire è se separo i pezzi che posso testare nelle parti più piccole e significative che ho, posso intanto assicurarmi che sia testato tutto quanto, vedo ogni parte e vedo che una ha un suo test. Posso assicurarmi che se uno dei test fallisce è perché quella parte è sbagliata, non perché un pezzo collegato è sbagliato, esattamente quel pezzo lì è sbagliato. Posso comunque usare questi test come specifiche del mio programma. Posso dire che ogni singolo comportamento del mio programma è stato ha un suo test. Alla fine quello che succede è che se ho un programma di 100 righe di codice mi ritroverò grosso modo con 200 righe di codice di test. Più o meno le proporzioni in un progetto vero sono queste. Può essere meglio, può essere peggio, ma il test è più grosso dell'applicazione stessa. Oltre al loop test, Python include sempre nella libreria standard uno strumento più complicato per definire casi di test, verificarli, eseguire test e avere impostazioni di test un attimo più complicate. Ad esempio, ho un programma che accede a un database. Non voglio che ogni riga di test continui a scrivere sullo stesso database. Voglio che ogni test riparta da un ambiente pulito ogni volta. Voglio all'inizio di ogni test inizializzare il database, avere i miei dati di test esattamente come li immagino, eseguire il test con quei dati lì e ripulire. Perché? Perché ogni volta che eseguo il test voglio che i risultati siano sempre gli stessi, voglio che il test sia un esperimento riproducibile sul codice, ragiono da
voglio sperimentare, voglio che sia riproducibile. A disposizione del unit test mi permette di scrivere in un modo un pochino più strutturato i test rispetto a quello che abbiamo visto prima. Adesso sto scrivendo veramente del codice che chiama il mio codice originale ed eseguo delle cose in codice Python a sua volta. Immaginate di avere una classe rettangolo che fa quel, che ha quel metodo area, un metodo perimetro come abbiamo visto prima dell'esempio. Quindi ho il test case che verifica, che fa test su sulla classe rettangolo. Ho una fase di setup in cui inizializzo il mio rettangolo e siccome il test è a sua volta una classe, modo comodo per raggruppare test in gruppi significativi logici, ma anche di mantenere dati che posso usare nel corso del test, assegno al mio oggetto test self una variabile rect che sarà un rettangolo che inizializzo. Poi il primo metodo fa il test sul metodo perimetro del mio rettangolo che ho creato qui e verifico che sia uguale a 60. Ci sono questi due metodi, assert equal, lo sto chiamando qui, che fanno esattamente quello che facevo prima scrivendo una riga di codice e verificando il risultato. In questo caso mi passo due parametri. La funzione che sto chiamando, l'espressione che sto valutando, il risultato atteso. Se il risultato è uguale, il test è passato, benissimo. Se il risultato è diverso, mi darà fallimento del test. Alla fine del giro di esecuzione dei test, che faccio con Python-M unit test, mi farà riepilogo quali sono i test andati bene e quali sono i test falliti. Se avete programmato in Java, JUnit è uguale, usa gli stessi nomi, usa setup e teardown per concludere l'inizializzazione. Usa dei metodi che si chiamano assert equal, assert not equal, assert greater than, se devo verificare che una cosa sia maggiore di un'altra, assert is, se devo verificare che i due oggetti siano la stessa cosa. Posso scrivere tutto il codice, posso eseguire tutto il codice che voglio qui dentro. Quello che mi interessa è che ogni metodo di test è eseguito in un suo contesto, ogni volta viene fatta l'inizializzazione. Ogni volta posso ricominciare da capo come se stessi facendo un ambiente pulito ogni volta. Io posso fare il mio esperimento e verificare che sia tutto a posto. Sì. Quindi mettendo meno di milioni in test. Cosa fa? Prende la classe e poi lo vede il codice per esempio. Adesso lo vediamo. Quello che io faccio per lanciare un test. Quello che gli do adesso è il nome del modulo che contiene il test. In questo caso si chiama test rettangolo. Mi dà errore direttamente perché non posso importare il modulo rettangolo. Faccio la stessa altra fine di prima, adesso la faccio un pochino più rapida.
dato che ho visto consistere un programma per tirare il test. So quali sono i test, so che cosa dobbiamo aspettare, che cosa dobbiamo implementare. Adesso se rimane il test del rettangolo, sono passato tutti i due test, questi due puntini minuscoli sono i due test che stai seguendo una volta, li hai eseguiti e hai tenuto il mio test e mi sta dicendo che tutto ok. Quindi, quello che passo agli altri test è il test. Poi vi darò brevemente un accenno rapido che esistono modi diversi per lanciare il test. Questo qua è il più immediato, che ho scritto nella libreria di Python. Una cosa che avrei potuto fare era da qui dentro una classe rettangolo, se provo a chiamare direttamente eseguo il test. Se provo a fare Python rettangolo file mi eseguo il test. Così fai solo guardare un attimo il test rettangolo. Il test rettangolo, sì. Solo un colpo. Forse si vede meglio nella slide. L'unica cosa in più c'erano i due importi test, importavo la classe test case che è quella che uso qui dentro, da cui sto editando, viene sempre uguale, e importo il modulo del rettangolo. Poi ogni metodo di test può essere complesso a piacimento, posso farsi tutte le operazioni che voglio per stressare quello che sto scrivendo. Il principio dovrebbe essere sempre quello di testare le unità più piccole possibile. Qui implicitamente ad ogni test sto testando due metodi, sto testando l'inizializzazione e anche il perimetro. Perché? Perché testare l'inizializzazione da sola significa abbastanza poco, avrei potuto farlo come l'avevo fatto nel test del vettore, testare che venisse fuori un iterate esattamente come gli avevo passato. Abbiamo già parlato di questo. Quello che mi consente di fare il unit test è di avere un metodo di setup, un metodo di teardown che per ogni singolo metodo di test viene chiamato. Mi riparto ogni volta dell'agente pulito, per cui ad esempio se ragioniamo sull'esempio delle agende che vedevo nelle prime lezioni, ogni volta apro il file delle agende, inizializzo la classe agenda, caricando il file delle agende nel setup, in il teardown ripulisco quello che ha scritto sul file, prendo un file originale, cancello quello che ho creato nel gruppo di esempio che ho visto. Ci sono soltanto un paio di problemi che si possono fare con i test, perché quello che avete visto basta già per testare grosso modo qualunque programma di pubblicità, lasciando qualche buco qua e là, grosso modo. Questo è, il resto è creatività. Un problema che si può porre è che il programma che sto testando, il mio modulo B, vede il risultato di qualcosa fatto da qualcun altro, dal modulo A. Nel modulo A non posso sapere, non ho controllo su quello che produce. Quindi cosa rischio di avere? Che ogni volta che eseguo il test venga fuori un risultato diverso, oppure che non posso riprodurre un ambiente di test pulito ogni volta, perché dipende da qualcosa che scarico dalla rete, ad esempio. Scrivo un programma che scarica la home page di Google e verifica che dentro c'è scritto quello che voglio, o fa i passi come lo voglio fare io. Se Google mi cambia la home page, il mio test non funziona più, se mi sto basando su quel risultato. Il risultato, la soluzione in genere è che anziché dipendere da A, mi scrivo qualcosa che assomiglia a A, si comporta come A nel simbolo di comportamento, però in modo sempre atteso. Io il test lo sto facendo su B, non su A. Non mi interessa che A funzioni correttamente, l'avrà già testato qualcun altro, magari se l'ho scritto io l'ho già testato in un altro momento. Un esempio pratico, ad esempio posso avere un programma che dipende dall'ora
anziché usare direttamente il metodo time clock, posso farmi un mio piccolo rod dell'orologio e quando scrivo il codice vero uso questo, uso la prima classe clock. Una volta che chiamo il timer mi restituisce l'orario di sistema. Se voglio fare i test, usare l'orario di sistema non mi va bene, ogni volta che eseguo il test è un'ora diversa, voglio riprodurre sempre quelle stesse condizioni sperimentali, sempre uguali. Vi faccio una classettina di esempio, il time clock restituisce il tempo in secondi, da un istante prestabilito, l'unica cosa che interessa è che il monotono crescente ogni volta blocchiamo i secondi da un tempo istante. Posso fare simulare lo stesso comportamento, ogni volta che chiamo un timer restituisce un orario un secondo più avanti, un falso orario, un numero intero alla fine, non nulla di più. Quindi se il mio programma dipendeva dall'orologio, dentro i test mi sostituisco la dipendenza dall'orologio e il tuo clock è mock clock. Tutte le volte che proverai a prendere l'orario avrai questo risultato fittizio ma sempre prevedibile. Non sto facendo l'esperimento sull'orologio, sto facendo l'esperimento sul mio programma. Se il mio programma sta funzionando in effetti correttamente, sto testando in effetti il mio programma. Per quanto riguarda il test, non voglio andare più da lì tanto. C'è la documentazione di unit test dove si vede, dove oltre all'assertivo, alle metodi che dicevo prima, ce n'è una valanga di altri che si possono usare, che possono essere comodi in ogni caso. In più chiarisce più o meno come e quando usare il setup di Adamo. Per fare i mock posso scriverli a manina, come ho fatto adesso nell'esempio, oppure usare una delle decine di librerie di mock che adesso. Ce n'è una che si chiama mock per l'appunto, facile da ricordare, scritto da Google Form, che nella prossima release di Python, che adesso è in alfa, 3.3 è in alfa, sarà inclusa nella standard library. Posso fare import mock e facendo vedere come si usa, perché è abbastanza banale e quindi ci si perderebbe in lunghezze. E seguire i test di un progetto complesso può essere molto, nel senso Python-M, unit test primo modulo, Python-M, unit test secondo modulo. Ogni volta, questo quello lo farò parecchie volte nel ciclo di programmazione e nel ciclo di vita del programma, anche quando lo metterò dovrò eseguire il test ogni modifica che faccio. Ci sono dei test runner che mi devono la noia con delle soluzioni standard. Io scrivo uno test, mi becca tutti i file che si chiamano test, underscore, qualche cosa, tutto pai nel resto del mio progetto, li esegue tutti e alla fine mi fa il risultivo, questo funziona, questo è morto. Posso andare a vedere il report e andare a vedere come dove devo andare a sistemare il file. Un'unica opzione che può interessare è il concetto di coverage del codice. A me interessa che ogni volta che eseguo i test eseguono, questi test che sto chiamando, eseguono più linee possibili del mio codice, cioè che non ci siano linee del codice che non siano testate. Cosa vuol dire? Che se chiamo RectPayment mi sta chiamando quel metodo e quindi quella linea che è testata. Se avessi un altro metodo oltre a questi due che sto testando, non lo starei testando, le linee non testate. Ci sono degli strumenti automatici, tipo il coverage.py, ad esempio, che ogni volta che eseguo il test con il unit test mi costruisce un report carino che mi fa vedere quante volte ogni singola riga del programma è stata eseguita. E se alcune righe del programma non sono mai state eseguite, mi evidenzia quali sono, mi dice quali sono. Io posso andare a scrivere un test apposta per quelle righe, complementare i test che avevo lasciato incompleti. Una cosa simile si fa quando penso di aver scritto tutti i test corretti e ad un certo punto incontro un bug.
Quello che faccio prima di andare a fissare il bug, scrivo un test che riproduca il bug, riproduca le condizioni, guardo che fallisce, sempre secondo i miei principi di test driven. Prima scrivo il test, guardo che fallisce, perché sto in effetti testando qualche cosa, sto testando il bug. Scrivo la correzione, eseguo i test, vedo che a quel punto il test passa. Quel test non lo butto dopo che ho creato il bug, me lo tengo perché fa parte, in linea statistica, delle cose che si possono rompere di nuovo, delle cose che possono essere di nuovo verificate, delle regressioni che possono entrare. Una volta che faccio una modifica di codice, mi aspetto che possa entrare una regressione, questa si chiama anche test di regressione, quando vengono usati dopo che ho fatto una modifica, quando sono rieseguiti per vedere se tutto quello che avevo fatto prima sta ancora funzionando. E da parte del test, per quanto mi riguarda, io non aggiungo altro. Non volevo fare un breve chiacchiere, visto che sono qui, su un po' di cose interessanti su Python, su come è usato nel mondo reale, cosa succede, quali sono gli sviluppi. Innanzitutto io ho detto prima che ho contribuito al progetto Python. Quello che dico progetto Python è quello che è detto C Python, cioè quello scritto in C, che l'implementazione originale, quella che si è fatta tutte le versioni della prima all'ultima, a partire da quella che ha scritto Guido von Rossum, tutte le persone che si sono aggiunte, un progetto open source dove contribuiscono davvero centinaia di persone, se potete andare a vedere tutto il ciclo, tutto completamente trasparente, ed è quello che stabilisce lo standard di Python. Python non è standardizzato presso un ente, non è standardizzato presso l'ECMA, ANSI o ISO. C'è una versione di Python che ogni volta viene rilasciata, e quella è la base di riferimento. La sua documentazione è quella che dice come Python dovrebbe funzionare. Esistono al momento due filoni di Python, forse nella lezione già qualcosa l'abbiamo visto. Python 2 è quello usato più o meno in ogni progetto di buon mondo. Ci sono tutte le librerie per Python 2, tutto il codice che più o meno viene usato in quel progetto è scritto in Python 2, e poco a poco ci si sta andando verso Python 3. Perché verso Python 3? Perché Python 2 era diventato troppo libero, infatti non si potevano introdurre nuovi miglioramenti senza rompere la compatibilità. Quindi eravamo arrivati a Python 2.5, nel frattempo si è cominciato a lavorare su Python 3.0, che è quello che c'è un sacco di cambiamenti che rivoluzionavano un pochino come funzionavano le cose, a partire dalle stringhe unicorrelative, che era il primo cuccio dei programmatori Python, quelle dove ogni volta scrive codifiche e decodifiche. Su Python 2 non c'è più sviluppo, non vengono più aggiunte nuove feature. È mantenuto, verrà mantenuto ancora per molti anni, quindi se viene fatto un nuovo progetto adesso usando Python 2 va benissimo. Se adesso guardate il vostro sistema operativo, dentro avete già installato un Python 2 2.6.7, non dovete preoccuparvi, non dovete usare. Python 3 è quello che nel frattempo sta di rilascio e rilascio, introducendo cose nuove, sta cercando di diventare un linguaggio più moderno. E ci stiamo arrivando, nel senso che i nuovi progetti possono cominciare a guardare la compatibilità con Python 3, le nuove librerie a supporto Python 3, i vari framework che esistono si installano Python 3. Più o meno da Python 3.2 che è stato rilasciato l'anno scorso è completo, si può fare un progetto intero, è validissimo. Python 3.30 introduce qualcosa di interessante, ma non parliamo. Oltre a C Python esistono dei progetti indipendenti, non solo le stesse persone che ci lavorano, magari un paio di persone sono andate a guardare altri progetti, che si rifanno all'implementazione di riferimento di Python, C Python, però risolvono problemi in modo diverso. C'è Jython, che è fatto per girare sulla virtual machine Java, può chiamare codice Java, può interoperare con codice Java, è eseguito con i thread Java, quindi contiene l'isolamento delle strutture dati di Java.
E può essere interessante se si vuole cominciare a scrivere il codice Java su un progetto che è già mezzo Java, cominciare a migrarlo. Iron Python, secondo me è un progetto abbastanza interessante, che è basato su .NET, la virtual machine di Microsoft, che quella è sì standardizzata, standardizzo. Iron Python, nello stesso modo di Python, interpreta il codice Python, lo compila dalla virtual machine di .NET, permette di funzionare interoperando con la libreria enorme di .NET, con progetti .NET già esistenti, qualunque linguaggio di .NET. L'ultima cosa carina è un'altra implementazione di Python, anche questa che segue la CPython come implementazione di riferimento, però la caratteristica è che è scritta in Python a sua volta, completamente scritto in Python. Sembra un'azione a vuoto, non fosse che il risultato è che un Python molto più efficiente del Python originale, quello scritto in C. Riesce ad essere più veloce perché intanto perché è scritto da un amico che è un genio, che ha scritto un just in time, cioè dire codice Python, in realtà è un dialetto ristretto di Python, non so raccontarla da tutta. La cosa carina è che quello che viene compilato non è il codice Python che voi scrivete, ma tutta la virtual machine che esegue ogni istruzione Python viene tradotta in codice nativo, ottimizzando, eccetera, eccetera. Le complicazioni che ci sono dietro. Quello che si è venuto a fare è un progetto molto pulito, molto più facile metterci le mani piuttosto che in Python, in CPython, perché fare una modifica in codice Python è molto più maneggevole, molto più facile da modificare. C'è un bug in una caratteristica del linguaggio che può essere fissato in due righe di Python anziché decine di righe di C. Vi lavorerò su me stesso, è interessato, vi lavorerò su me, il direttore originale di Python. Interessato a questo progetto, molto interessato a questo progetto, potrebbe diventare il riferimento di Python. Anche PyPy si sta arrivando a Python 3, per quanto sia un progetto totalmente nato nell'Accademia con pochi sponsor privati, per cui un pochino di lentezza ce l'ha perché stanno lavorando su quello, le persone che ci lavorano sono ottime, valgono un sacco, secondo me abbiamo messo avanti. Cosa si fa con Python? Di fatto ogni cosa, ho preso un paio di due o tre framework di esempio che possono essere interessanti, giusto perché vi ricordiate i nomi, perché esiste. C'è Django che viene usato per applicazioni web. Strutturate va bene, un modo strutturato per accedere al database con oggetti Python, c'è Twisted che è un framework per scrivere codice di rete super efficiente, asincrono, tutto quanto, cioè, si può implementare dal semplice server socket al server web complicato, qualunque cosa. Un altro esempio per cui Python spesso è letto per scrivere un progetto NLTK, Natural Language Toolkit, un bel sistema per analizzare testo scritto in linguaggio naturale, in inglese, in italiano, in ogni lingua. C'è una libreria Python molto completa che permette di gestirlo, di comprare la semantica. O interessate per gli ingegneri, sono i framework per il calcolo numerico e per quello scientifico, NumPy e SciPy, sono una serie di librerie, un sacco di roba, sia il framework stesso, NumPy è abbastanza leggero, SciPy è tra completo di ogni algoritmo che possa interessare, sono implementati in codice nativo non in Python, per cui sono molto efficienti, ci si lavora come se si fosse su MATLAB, in molte università al posto di MATLAB si comincia a usare Python con una PySciPy,
queste vanno sulla 2 o tutto lì? Sono nate sulla 2, per cui sulla 2 sono super testate, sulla 2 sicuro che si trova un sacco di codice di esempio per farci ogni cosa. Adesso da una ISO 2 vanno anche su Python 3, si possono usare anche su Python 3. Dalla 1.5.0 di NumPy, se fai. Non so, legato al progetto PyPy che dicevo, si stanno scrivendo delle implementazioni di NumPy scritte in Python puro, eseguite dentro PyPy, che riescono ad essere più efficienti di algoritmi numerici scritti in C. Per cui anche quello, secondo me, prenderà un sacco di interesse nell'Accademia e nel mondo reale. Un sacco di progetti, secondo me, finiranno lì. Io non aggiungo altro, è tardi, domani passo, per cui lasciamo un pochino di spazio a domande e risposte, se avete delle lezioni precedenti, se avete codice che vogliamo vedere, adesso è lo spazio giusto. Siamo venuti qui, ci è stato presentato il 3. Cosa significa? Io sono uno di quelli negativisti rispetto a Python 3. Nel senso, secondo me si sta lavorando male, nel senso è troppo lento il tempo che ci vorrà per avere una soluzione vera del 3, avrà fatto in modo che tutte quelle che sono le novità cominciano ad essere vecchiate. E infatti tutte le nuove applicazioni continueranno ad essere scritte con Python 2. Lo sforzo che c'è è per aiutare a fare il passaggio. Ci sono tanti modi per passare da codice scritto in Python 2 a codice scritto in Python 3. Che sì. Comunque, per fare un piccolo appunto, sì. Esiste uno strumento automatizzato che ti permette di tornare indietro dalla 3 alla 2 in modo abbastanza indolore. Cioè legge il codice e riscrive le parti che vanno corrette. Il passaggio inverso dalla 2 alla 3 invece è più doloroso, perché alcuni aspetti sintattici che nella 2 erano confusi, nella 3 sono nettamente separati, come le stringhe e le sequenze di byte, per fare l'esempio sì. più generale. Se ci fossero degli, diciamo, anche tagliati con l'accetta, ma dei criteri in base alla quale da considerare per prendere una scelta tra i due che puoi condividere, che potete condividere. Sta cambiando la situazione, sta cambiando molto la situazione nell'ultimo anno, soprattutto molte delle persone che erano negativiste come me hanno cambiato idea, hanno cominciato davvero a convertirsi. Tipo Twister, che è uno dei framework più enormi, un sacco di programmi veri dipendevano da Twister, aveva detto che non avrebbe mai convertito Python 3, invece lo sforzo è stato fatto e adesso funziona anche su Python 3. Quindi ora come ora, se deve iniziare oggi, io direi Python 2. Se è una cosa che comincia oggi ma avrà la sua evoluzione nel prossimo anno o due, va benissimo Python 3. Il tuo sistema è in Python 2? Python 2, sì. Perché l'ho scritto con Django. Django, ora come ora, funziona solo su Python 2. Da l'ultima release di Django, che è 1.4, 1.5 funziona sia su Python 2 che su Python 3. Esistono appunto i meccanismi automatici, qualcuno, adesso ci sono quelle filosofie per fare la conversione, perché c'è chi cerca di scrivere codice che sia eseguito uguale, allo stesso identico modo su Python 2 e su Python 3. Si può fare con un po' di acrobazie,
un pochino limitante perché si scrive un corso di linguaggio che non è né Python 2 né Python 3, un pochino un acrobico. Se sono in questo caso fai questa cosa, se sono in questo altro caso fai quest'altra cosa, però è una filosofia che si può seguire. Una filosofia è scrivere codice tutto o in un Python 2 o tutto in Python 3, usare degli strumenti automatizzati per avere la versione da dare a chi usa in questo caso è meglio iniziare col 3, come ha detto lui. Sì, perché adesso ci sono gli strumenti buoni per partire dal 3. Fino a poco tempo fa gli strumenti buoni erano quelli per partire dal 2, non c'erano strumenti buoni per fare il passaggio dal 3 al 2. Situazione non adesso è meglio partire dal 3 andare verso il 2. Secondo me sì. I web server ce ne sono che hanno un modulo di Python? Web server per interfacciarsi a Python, sì. Intanto perché è stata pensata una cosa abbastanza intelligente, cioè un'interfaccia uniforme per passare da un web server a un servizio Python, WSGI, WSG, che usa, anche Django stesso lo usa. Per cui se uso Django con quanto web framework, meno male i problemi che ho sono stati gli stessi e sono già stati risolti. Per cui Apache ha il suo modo per interfacciarsi alla USGI. E in Nginx basta che mi attacco a un AG Unicorn o WSGI, che è uno degli altri motori che mi esegue il codice web server Python. Ci sono delle soluzioni che non solo sono buone già sperimentate, sono di altissimo livello. Diciamo qualcuno che è preferito, ma non ce la faccio. Io uso Gunicorn. Gunicorn è della DG. Si mette in piedi in davvero qualsiasi cosa. Questo bisogna di scrivere sulla command line Gunicorn. Ogni web server partizionato. Comunque, guarda, molti progetti appunto Django nascono nell'ambito delle aziende che lo usano come proprio framework e poi per varie ragioni, comprese un'assistenza sconfinata da parte di tutto il mondo open source, lo trasformano in veri progetti, vere fondazioni, progetti open source. Questo fa sì che non siano solo dei castelli costruiti per aria che uno si deve assemblare, ma vengono proprio da casi pratici, dall'esperienza. Quindi sono comprensivi di numerosi esempi, esperienze di vita anche traumatiche, perché a volte la sera tardi succedono di quelle cose, ma soprattutto di integrazione. Nel caso dei framework web, l'integrazione con vari web server. Apache ha un mod, chiamato mod Apache, che permette di chiamare e eseguire codice in modo meno efficiente di altri server, però con la solidità di Apache. Altri server come Nginx invece permettono proprio di lanciare Python, o addirittura esistono dei server specializzati, anche se adesso non mi viene il nome, che stanno in esecuzione continua e in attesa di richieste per codice Python. Questo è un processo interno, perché ovviamente avere qualcosa che è sempre in esecuzione è un problema di sicurezza. Quindi lo schema di solito per applicazioni ad altissime prestazioni, ma qui stiamo parlando di centinaia di richieste al giorno, hanno il server generale che smista il traffico e poi un server specializzato che risponde solo all'altro server e invia i dati per poi essere riemessi sul web. E con Django è possibile, se cerchi su Google troverai il setup per quasi qualunque cosa. Django da solo o Django con Twisted? Twisted, che peraltro è una delle soluzioni web server che possono essere usate per aggiornare Django, perché Twisted stesso può essere una soluzione web server. No, Django da solo ha tutti i modi per facilitare l'interfaccia con una piccola soluzione. Tipo avere un web server esterno che gestisca soltanto i file statici, i contenuti, le immagini, le cose uploadate dagli utenti, eccetera. Ha tutte le cose per caricarlo, ad esempio, sul cloud di Amazon, per caricarlo su un server diverso. È molto completo da quel punto di vista. È completo, e dove non è completo Django stesso ci sono decine, centinaia di persone che hanno contribuito al sistema per risolvere questo problema. È strausato. Sì, ci sono delle grosse aziende web che sponsorizzano, cioè che promuovono apertamente Python. Google.
Google sì. Google, cioè Google ha basato quasi tutto, tutto su, no, sono... non è tutto su Python, sono grosse parti di servizio di Google, per cui non gli algoritmi importanti, ma tutto quello che si vede insieme, l'infrastruttura di quello normale è scritto in Python. Non solo, adesso sta spingendo Guido Barola, su di cui parlavamo prima, è impiegato in Google, dovrebbe dire qualche cosa, cioè è stato assunto da Google per ingegnerizzare nuove parti, tra cui la nuova piattaforma per servizi web, applicazioni web di Google, che si chiama App Engine, ha la sua parte tutta in Java e la sua parte tutta in Python, scritta per chi scrive Python, che è quella che è stata ingegnerizzata per appunto da Guido Barola. App Engine è quello che sta dietro a Google Apps o è un altro interno? No, 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 è un servizio dato al pubblico. A chi quindi vuole. Ma non sta dietro Google Apps? No, non sta dietro Google Apps, è un'altra cosa ancora. Google Apps era nato fuori da Google, tra l'altro, era un progetto che era nato separatamente. Poi è stato integrato in modo diverso. App Engine serve per i clienti di Google che vogliono usare l'applicazione. Ha sia la fetta di utilizzo gratuita, che adesso penso sia abbastanza ridotta, sia l'utilizzo di server per pagare per l'uso. Ecco, per fare un appunto, la differenza tra Django. Django è principalmente orientato a pagine web, per creare siti web, community, bulletin board, qualunque altra cosa. Invece Twisted è un vero framework per server. Quindi se voglio creare un server IRC, un server Jabber, un server email, qualcosa di più complesso, eccetera, lo posso fare con Twisted. Django principalmente orientato al web, nel senso che ha una parte minimale di server, poi ha templating, gestione database, form, sicurezza, autenticazione, tutto ciò che serve insomma per creare un'applicazione web, più che un vero e proprio server. Ma questo è un framework o è un kernel? No, è un framework. Sì, sì. È un framework web, può girare su qualunque distribuzione, penso sia stato testato sulle principali, Windows compreso. A proposito di Windows, ma Python su Windows viene usato? Python su Windows viene usato, sì. Gli sviluppatori di Python stessi usano Windows, li vedo andare in giro con un portatile con Windows. Perché sì, dal primo giorno era multipiattaforma, sin dal primo giorno ha deciso di supportare ogni sistema operativo nel modo più completo possibile. Ci sono le parti di Python in cui le differenze tra i sistemi operativi si vedono, cioè quelle in cui in effetti stai facendo le chiamate al sistema operativo, quando gestisci i file, se devi usare un percorso, usi lo slash di qua o lo slash di là. Tutto il resto è completamente astratto e sì, su qualunque sistema operativo c'è un Python funzionante. Su Linux, Mac, Windows sicuramente, su qualunque sistema operativo per smartphone, c'era su Silvia, c'è cioè su iOS, gira ovunque. Comunque gira completamente, non ci sono limiti di piattaforma dal punto di vista. Ah ecco, e poi HP scrive i suoi tool, sia quelli per l'amministrazione di PC come cambio password, log, poi updating automatico e anche quelli delle stampanti, se non sbaglio, in Python. Infatti se guardi con attenzione in un PC HP troverai appunto la cartella Python installata nel pad di sistema. Molte distribuzioni Linux usano internamente Python per i versioni di amministrazione, prima tra tutte Red Hat, che va. Anzi, il Red Hat, che penso sia la distribuzione commerciale più popolare dopo assieme a SUSE, gran parte del sistema di amministrazione, soprattutto tutta la gestione dei pacchetti, è scritta in Python, ma dalle origini, quindi stiamo parlando di anni fa. Se devo commentare, una scelta che è lenta, nel senso che Yum, che è l'update manager di Fedora, che poi diventa UpToDate in Red Hat, che è la versione commerciale, è lento, è innegabile lento. Però i bug di sicurezza trovati nel codice sono stati davvero pochi in relazione alla dimensione del progetto. Un po' perché la gestione degli errori è molto curata, un po' perché il messaggio dell'errore è chiaro e quindi è facile andare a correggere il punto in cui si è verificato. Non c'è il Python embedded da qualche parte? Sì. Sì, allora noi abbiamo fatto un nostro esperimento al Paul embedded su una fonera. In ogni caso il core è di circa un massimo
Sì, però cioè, più che le dimensioni conta la potenza di calcolo che è proprio embedded. E anche il core di Python può essere ridotto fino a circa 1,5 MB e non richiedere più di 2 o 3 MB di RAM, il che può consentirvi di andare su hardware molto ridotto. Non ridotto ai livelli di un microcontrollore, ovvio. Su quello ve lo scordate, lì si va solo di C o al massimo di C++. Basta. Anche esiste un compilatore Python C chiamato Cython che vi crea un file piuttosto verboso, perché poi molte procedure sono riciclate, automatizzate, quindi non è sempre possibile avere la massima efficienza, che comunque si può compilare con GCC, richiede solamente la lib Python, quindi quel megabyte qualcosa di codice che serve per interfacciarsi col sistema operativo, i moduli necessari scritti in Python, quelle per lo più questioni di memoria. Poi si può ancora più ottimizzare usando una versione specializzata di Cython che compila Python così com'è, Python 2 però. Adesso non mi viene in mente il nome, comunque l'estensione è PYX. Si tratta di file simili a Python in cui però compaiono dichiarazioni di tipo sugli argomenti o qualcosa che lo fa somigliare al C, che si interfaccia direttamente al C e può essere usato come un aiuto per la compilazione. Esiste poi un altro linguaggio simile al Vala, che probabilmente nessuno di voi conosce anche perché non ha mai avuto successo, gemello di Python, nel senso che usa la stessa sintassi ma compila direttamente in C. Ovviamente la libreria standard ve la scordate, bisogna usare quella tra l'altro la G-Object, che per chi la conosce è una cosa terribile, ve la sconsiglio. Basta. Non solo, avevo accennato prima che Python è scritto in Python specificamente in un dialetto distratto di Python, A-Python, che esclude alcune delle caratteristiche più dinamiche di Python, però escludendo alcune di queste cose riesce ad essere molto più semplice, riesce ad essere compilato, analizzato in modo statico, per cui si può ridurre a codice nativo molto compatto. Per cui quella è una strada, io non la consiglio perché è abbastanza strana come strada, non è quella supportata da tutti quanti. Però è una strada che permette di usare Python più o meno. Quindi fare un sistema di si potrebbe fare, ancora nessuno ha deciso di seguire quella strada, però potenzialmente sì. Python parallelo? Python parallelo è un bel problema, perché almeno CPython, la versione di riferimento, ha un'implementazione alla cui base c'è un mutex che impedisce l'esecuzione di bytecode simultaneo. Questo perché l'engineering è stato iniziato negli anni 90, quando il parallelismo era un di più per applicazioni particolarmente critiche. Adesso che invece è la norma, anzi è consigliato per migliorare l'esperienza utente, diventa un peso. Solo che è difficile da rimuoverlo perché è proprio la radice di tutto il codice. IronPython e Jython, se non sbaglio, non hanno questo problema. I thread sono veri thread simultanei. In CPython invece viene risolto col cosiddetto multiprocessing. Non vengono avviati thread, ma vengono avviati delle versioni ridotte della macchina virtuale che lavorano in parallelo, cioè più macchine virtuali. Non è efficiente come dei veri thread. Non è il massimo della vita, però la differenza di prestazioni rispetto al multithreading si sente. Nota però che in CPython le estensioni scritte in C e C++, perché c'è la possibilità di interfacciarlo, non risentono di questo. Il problema riguarda solamente il codice bytecode, quello il punto PY. Anche su PyPy c'è il lavoro per risolvere questo problema, sempre da quel genere di Armin Arrigo che mi sta per citare. Come si chiama ancora? Armin Arrigo, svizzero tedesco. Soluzioni diverse su come gestire la memoria per permettere l'accesso alla cultura senza rivoluzionare, diciamo, l'interfaccia di Python e senza usare i lock su ogni struttura dati, che non è detto che sia una soluzione ideale, cioè non è detto che sia più veloce mettere i lock su ogni struttura dati e parallelizzare tutto, piuttosto che la soluzione del lock globale che c'è, lui che blocca tutto l'interprete per l'interno. Non è detto che in termini di input sia una migliore dell'altra, a seconda di come giocare. Un'ulteriore soluzione è il gruppo di quello.
più complesso che l'idle di Python, tipo Eclipse. Sì. Sì, guarda, ti rispondo e ti do doppia risposta. La prima è che io non ne ho mai sentito seriamente la necessità, nel senso un testo che ti fa l'indentazione automatica, i colori, ti va direttamente alla funzione, eccetera, eccetera, già ti risolve la parte dei problemi che ti servono. In più, se fai il codice testato per bene, non hai problemi di avere debugging grafico e cose del genere, perché sai già esattamente dove. Io cerco una cosa del genere, perché c'è il debugger in Python, però ho fatto un po'. C'è il debugger, c'è il debugger, per cui in teoria si può fare ogni cosa. Dentro Eclipse puoi cercare PyLab. PyLab è fatto tutto secondo i crismi di Eclipse, super completo, super pesante. L'Eclipse, però fa esattamente quello che vuoi, ti gestisce il progetto, ti permette di fare il programma. Una soluzione commerciale che però è molto bello, se hai voglia di prendere una licenza di prova per vedere com'è, è PyCharm, te lo scrivo. PyCharm. Che sono gli stessi che hanno fatto IntelliJ, se l'idea, se non ho usato, ha avuto la sua bella storia. Hanno questa bella piattaforma per fare ambienti di sviluppo integrati per un sacco di linguaggi, come di Python è fatto veramente bene, l'ultima versione è fatta veramente bene, permette non solo anche di gestire progetti Django e sa bene come si lavora con i progetti Django, già quando comincia a lavorare avrai decine di file sparsi in giro, dove ti permette di vederli bene, di scrivere i test, ti fa vedere i risultati dei test in modo grafico, tutte queste cose. No, ma almeno qualcosa per vedere tipo, il contenuto di una variabile senza doverla stampare. Attenta se il debugging grafico quello c'è sicuro. No, perché tipo in SciPy, se vuoi visualizzare un array, non lo visualizzi tutto. Ti visualizza tipo i primi 5 elementi di un PC. Beh, però no, lì puoi impostarlo, Se solo quello è il problema, puoi dirgli quanto, se lo vuoi vedere tutto, solamente un pezzo lo fa, perché altrimenti avresti una lista che di 18 pagine di console. Se è solo quello, non c'è problema. Se invece hai proprio bisogno di debugging pesante, se non sbaglio, c'è PGDB, che è l'interfaccia con la stessa sintassi di GDB a Python, e quindi in teoria puoi usare qualunque front-end di GDB su Python GDB. Comunque un altro appunto è che la filosofia Python è potenziare il linguaggio, non l'IDE. Per esempio, prendi Java. Java è la piattaforma per cui è nata Eclipse, perché Java è un linguaggio molto verboso, semplice nella sintassi e ripetitivo. Quindi è utile avere l'autocompletamento, la ricerca delle classi e tutto il resto. Invece in Python si fa il contrario, non si potenzia lo strumento con cui sviluppi, si potenzia il linguaggio stesso. Si cerca di renderlo più sintetico ed espressivo possibile, in modo che tu riesca logicamente a seguire tutto. Perché se tu hai mai esplorato un grosso progetto Java, senza l'esplorare delle classi a sinistra non ce la fai a orientarti. Perché già solo un file da 300 righe, poi considerando che l'intestazione, cioè class, eccetera, public class, tutto il resto ti occupa 6 righe, e così succede 3 righe, 4 righe per ogni metodo, è una gigantesca perdita di spazio e di chiarezza per te. Comunque, ripeto, neanche io nella mia esperienza Python ho mai sentito il bisogno di una IDE, in ogni caso c'è, sono scelte personali, nessuno le critica. No, perché di cui sono abituato a usare tipo Visual C++. Sì. No, vabbè, ripeto, sono scelte personali, la mia esperienza è che non ne ho mai avuto bisogno. Anch'io usavo Eclipse all'epoca, poi dopo quando ho cambiato a Python ho capito che ho installato appunto PyDev. Poi però ho capito che me la potevo cavare benissimo anche senza. Abbiamo usato PDB. PDB è il debugger che è dentro Python. Non è grafico, tutto viene di comando, tutte le ispezioni degli utenti si fanno di comando, però puoi lo stesso specificare un breakpoint in qualunque punto del codice, su come si scrive. No, ma penso che anche il debugger integrato ti faccia aggiungere un breakpoint, però tipo poi non ti segue il flusso del programma, se mi devi vedere. Sì, invece si può fare in modo abbastanza semplice. Se allora dentro c'è la timer, io potrei qui la multi-timer. Quindi forse di lì.
istante si bloccano nel running. Quindi i comandi sono tutti da conoscere, se cioè, ti guardi la documentazione di secondo lo studio. Però se faccio L mi dai il listato del codice, mi fa vedere la linea in cui si è fermato. Posso fare print self, quindi self, e mi fa la print dell'oggetto. Posso agire sull'oggetto, posso modificare il tipo. Posso fare step, my step. Riga. E va alla riga. Prova ad eseguire con la riga, vero step. Il director continua a fare step. Ah, si è tutto di tempo, ok. Qui già tornato. Ah, mi ha fatto vedere ancora tutto quello di cazzo. Comunque, se siete pratici di GDB la sintassi è identica. Se siete pratici di GDB, si usa lo stesso modo. Non siete pratici di GDB, come adesso sono questi. L di listato. Ah, ovviamente sono due abbreviazioni, potete scrivere list, lis, li o L. Esatto, list, print. Ah, perché? BT mi fa vedere backtrace, cioè quali sono le funzioni che sto chiamando, se mi chiamo una cosa complessa, una funzione chiama l'altra, quell'altra, quell'altra, vedo lo stato, posso risalire lo stato, BT dovevo. S, il proprio step, va avanti in una singola istruzione, C, riprende l'esecuzione, continuo per riprendere l'esecuzione. Qualcuno si poteva chiedere il nome, l'origine di questi nomi esoterici c'è cioè invece, sono tutte abbreviazioni. Comunque se ti ricordi queste due grafiche. No, perché il problema era giusto quello di stamparla lei di 6 parti, adesso sapendo che dentro, si possono fare tutto. Sì, non solo, interrompi per fare tutta l'ispezione che vuoi sugli oggetti, vedere il primo elemento, il secondo elemento, fare un loop, vedere la somma, tutto quanto di scrivere dentro, perché ha detto che ci puoi scrivere tutti i fatti che vuoi direttamente nel debugger. Qui dentro credo che possa eseguire direttamente Python. Va bene? Grazie. Concludiamo questo corso.